Si ribalta un barchino al largo di Lampedusa, questa volta sono tutti salvi. Crisi sanitarie e polemiche vanno a braccetto, precisazioni dell'ordine dei medici e degli infermieri. Intanto gli ospedali siciliani vanno a caccia di plasma e si aggiungono altre due zone rosse. Agrigento ha il suo primo albero di Natale in anticipo, ne verranno montati altri in città dall'amministrazione comunale, un segno di speranza lanciato da Miccichè. Dei poveri a Montevago contro la violenza ad Agrigento, Gentilezza, Istituto Foderai Lions. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Una nuova notte di terrore al largo di Lampedusa. Un barchino con una trentina di migranti a bordo si è ribaltato a circa 4 miglia dall'isola, tutte tratte in salvo dalle autorità italiane. Le persone naufragate stanno bene. Il servizio di Lello Casese. Il mare calmo di questi giorni e soprattutto la temperatura alta hanno incoraggiato la partenza di numerose imbarcazioni, piccoli e grandi, ma fortunatamente questa volta hanno raggiunto tutti la terraferma, Lampedusa. Un barchino con una trentina di migranti si è ribaltato dopo l'arrivo della Guardia di Finanza nel cuore della notte a circa 4 miglia dall'isola. Fortunatamente tutte le 31 persone che erano a bordo dello scafo sono state salvate. I finanzieri sono riusciti a mettere tutti in salvo e a quanto pare non vi sarebbero dispersi. Poco prima era stato scortato un barcone con a bordo 186 migranti di varie nazionalità fino al porto di Lampedusa. Due diversi gruppi sono stati portati all'hotspot. Un secondo barchino con a bordo 12 tunisini è stato soccorso sempre al largo dell'isola. Il piccolo gruppo di migranti è stato già portato all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove si trovano ad oggi circa 780 ospiti. Una sorte diversa da quella accaduta pochi giorni addietro con il naufragio di mercoledì scorso e la tragedia di due donne e tre uomini, più il piccolo Youssef di appena 6 mesi, soccorso dalla nave dell'ONG spagnola Open Arms, deceduto nonostante le ripetute richieste d'aiuto della stessa ONG. Ed il sindaco Toto Martello ha deciso di pubblicare su Facebook la foto della piccola bara bianca. Non è stato facile decidere di pubblicare questa foto che racconta la cruda realtà. Adesso il piccolo Youssef riposa nel cimitero di Lampedusa. Non ci sono parole per descrivere il dolore della madre che fino all'ultimo è stata accanto a quella della bara. Storie di infinite tristezze che non verremmo mai vedere. Orrore a Milazzo, uccide e poi brucia il cadavere per rubargli la pensione. C'è il servizio. Omicidio premeditato e distruzione di cadavere. Con queste pesanti accuse, finito in carcere il 56enne di Milazzo, Ettore Rossitto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato dell'uccisione di Giovanni Salmeri, pensionato 73enne. Il provvedimento restrittivo eseguito nella notte scaturisce dagli esiti delle indagini svolte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Messina, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Milazzo, a seguito del rinvenimento, avvenuto il 29 luglio scorso, nei pressi di una discarica abusiva in località Scaccia, nella città mamertina, del cadavere carbonizzato di un uomo, recante varie ferite d'arma da taglio. Il corpo della vittima era irriconoscibile e a seguito del sopralluogo furono rinvenuti solo un cappellino parzialmente bruciato, un portafoglio contenente 1 euro, 3 mazzi di chiavi e un coltellaccio da cucina, ma non vi erano documenti identificativi, né effetti personali utili a dare un nome al defunto. L'autopsia ha rivelato come l'uomo, prima di essere dato alle fiamme, era stato raggiunto da almeno 11 coltellate al petto, all'addome e alla trachea, verosimilmente utilizzando il coltello con lama di 20 cm, rinvenuto sulla scena del crimine. Nel corso delle successive indagini, i carabinieri hanno proceduto alla visione e analisi di più di 10.000 ore di registrazione di filmati estrapolati da oltre 40 telecamere di numerosi servizi di videosorveglianza pubblici e privati ubicati nella zona del rinvenimento, e tale attività ha consentito di individuare, nella mattinata del 28 luglio, il transito lungo la strada conducente sul luogo, ove verrà poi rinvenuto il cadavere, di un ciclomotore con a bordo 2 uomini, uno dei quali, il passeggero, vestiva un cappello con visiera di colore verde, simile a quello repertato sul luogo del delitto, e un abbigliamento compatibile con i frammenti di vestiti rimasti indosso al cadavere bruciato. Mettendo a sistema tale scena, con ulteriori immagini tratte da altre telecamere della zona, è stato possibile individuare una densa colonna di fumo provenire dal luogo del delitto,
compatibile con l'incendio del cadavere, e poco dopo il passaggio dello stesso ciclomotore, questa volta con a bordo il solo conducente, da una strada proveniente dal luogo dell'omicidio. Partendo da alcuni elementi distintivi del ciclomotore e del casco del conducente, gli investigatori sono riusciti ad individuare un fotogramma tratto da un'ulteriore telecamera, ove è stato possibile rilevare la targa del mezzo e in questo modo giungere all'identificazione del 56enne di Milazzo, proprietario del ciclomotore. L'uomo è stato quindi sottoposto a monitoraggio e ciò ha consentito di accertare i suoi pregressi rapporti di conoscenza con la vittima, soggetto che risultava irreperibile da tempo, sebbene nessuno ne avesse denunciato la scomparsa. L'identificazione del cadavere è avvenuta proprio a seguito dell'accesso eseguito dagli investigatori presso l'abitazione del predetto, effettuato utilizzando uno dei mazzi di chiavi rinvenuti sulla scena del crimine. L'uomo viveva da solo e in pessime condizioni igienico-sanitarie e i vicini hanno confermato di non averlo più visto sin dal mese di luglio. La visione di ulteriori telecamere ha consentito inoltre di individuare delle immagini risalenti alla mattina del 28 luglio, ritraenti Salmeri in compagnia di Rossitto nei pressi di un ufficio postale di Milazzo, dove, da successivi accertamenti, è emerso che la vittima aveva ritirato poco prima 650 euro di pensione. Sulla base di tali circostanze, in considerazione della sequenza temporale delle immagini raccolte, è stato possibile ricostruire le modalità del delitto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Rossitto, dopo aver condotto Salmeri in una località isolata, sulla sponda del fiume Mela, ha sottratto alla vittima il denaro della pensione appena riscossa dall'ufficio postale, per poi ucciderlo con 11 coltellate, dando alle fiamme il corpo. Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il GIP ha ritenuto sussistente la premeditazione del delitto. Ettore Rossitto è stato associato alla casa circondariale di Messina a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stata eseguita nella notte dai carabinieri del Comando Provinciale di Messina. L'intervento dell'Ordine dei Medici di Agrigento sull'aumento dei casi anche tra il personale sanitario. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'Ordine dei Medici di Agrigento, a fronte dell'aumento dei contagi da Covid-19 all'interno delle strutture ospedaliere della nostra provincia, tiene a precisare che oggi le situazioni, seppure delicate, non vanno etichettate come veri e propri focolai, bensì come casi da monitorare costantemente, visto il riscontro all'interno dei nosocomi e contagiati sia tra i sanitari che tra gli utenti. L'Ordine dei Medici fa presente l'abnegazione, l'enorme sacrificio e il costante rischio maggiorato a cui tutto il personale sanitario si espone giorno dopo giorno da mesi per fare fronte all'emergenza dettata dalla pandemia. Non è certo una novità, prosegue il comunicato stampa, né mistero il numero sempre più alto di ospedalieri, medici del territorio, personale sanitario e parasanitario che ha contratto il virus e ancora peggio, purtroppo ha pagato con la propria vita l'impegno e la dedizione verso il proprio lavoro. Il presidente dottor Giovanni Mento afferma come durante la fase 1 la nostra isola ha vissuto un'ondata pandemica che siamo riusciti a controllare e a contenere grazie all'isolamento totale che ha coinvolto l'intero paese per oltre 70 giorni. Oggi, seconda ondata, per le contingenze che tutti ormai conoscono, vede il numero dei contagi aumentare sempre di più. Ciò mette ancora più a rischio il personale sanitario esposto costantemente al virus, la stessa categoria cui soggetti che per mesi sono eletti come angeli ed eroi, ultimamente invece troppo spesso etichettati come untori. Quest'ordine, pur comprendendo lo stato d'animo e l'apprensione costante in aumento, auspica che le istituzioni e le autorità preposte facciano squadra, fronte unito, comune, per superare questa seconda ondata, in modo che il sistema sanitario e territoriale, messo a dura prova, regga l'urto. L'Ordine dei Medici ricorda ancora una volta ai vertici dell'ASP provinciale di Agrigento che strumenti indispensabili nella lotta al contenimento dei contagi sono i percorsi differenziati all'interno delle strutture ospedaliere, i continui monitoraggi e controlli tramite somministrazione di tamponi molecolari, l'approvvigionamento in modo adeguato dei DIP,
L'occasione pertanto ci è utile per rinnovare l'appello all'intera comunità del nostro territorio a contribuire alla causa rispettando rigorosamente i protocolli e le disposizioni previste dai decreti ministeriali. Ancora una volta il personale sanitario viene accusato di diffondere il virus da eroi ad untori. Lo scrive in una nota il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento, Salvatore Occhipinti, nota inviata anche al commissario straordinario dell'ASP, Mario Zappia. In una nota della direzione sanitaria dell'ASP di Agrigento si leggeva: i sanitari sono asintomatici o pauci sintomatici e si trovano in quarantena presso i propri domicili. In tutti i casi il virus non è stato contratto all'interno della struttura sanitaria, ma all'esterno è portato dentro sia dai sanitari che dai pazienti. Rimango sconcertato da queste dichiarazioni, prosegue Occhipinti. Oltre ad essere lesive della dignità e professionalità degli infermieri che dall'inizio della pandemia lavorano incessantemente eseguendo turni massacranti, mettono in risalto gravi carenze di percorsi all'interno dell'ospedale, di disposizioni di protezione individuale e di personale. 8 centri per la cura del coronavirus con il plasma iperimmune dei guariti, autorizzati dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. A darne notizia la Regione stessa con una nota, precisando che si tratta di centri di raccolta dove si effettuano servizi trasfusionali e si trovano presso i policlinici di Palermo e Catania, le ASP di Trapani, Caltanissetta e Ragusa e negli ospedali Papardo di Messina e Garibaldi di Catania, tutti autorizzati alla fine della scorsa primavera. Possono donare quei cittadini guariti recentemente dal Covid-19, essendo ancora dotati di plasma iperimmune. Nell'isola la cura con il plasma è stata somministrata di recente su alcuni pazienti della provincia etnea, affetti da Covid-19. Nello specifico il plasma immune viene recuperato dai soggetti che hanno avuto l'infezione, l'hanno superata e presentato titoli anticorpali prodotti al loro sistema immunitario per contrastare il virus adeguatamente alti. Questi anticorpi possono essere trasferiti a un soggetto ammalato per aiutare il suo sistema immunitario a debellare il virus in maniera più rapida e efficace. Sul tema del plasma iperimmune, Insanitas, nelle scorse settimane, ha realizzato un reportage al Policlinico di Palermo. Vi proponiamo la dichiarazione della dottoressa Claudia Rizzo, responsabile della qualità del servizio trasfusionale. Non basta la buona volontà per diventare donatore, perché c'è anche un test soglia d'ingresso che attesti una quantità di anticorpi ancora circolanti significativa. Ciò è importante, perché purtroppo le code immunologiche di questa malattia sono tali per cui vanno a cadere, per cui siamo stati fortunati a intercettare i donatori in un momento in cui l'attività anticorpale era importante. Il tempo è un fattore decisivo per il reclutamento del donatore. Prenderli troppo tardi significa rischiare di non avere donatori idonei alla raccolta. Oltre 32.000 tamponi rapidi eseguiti ieri nell'ambito della campagna per la ricerca del virus promossa dalla Regione Siciliana. Nei drive-in allestiti in oltre 40 città dell'isola sono stati individuati 778 soggetti positivi, il 2,39%. Poi sottoposti al tampone molecolare, così come stabilito dai protocolli ministeriali. Per tutti sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio. Nelle giornate di sabato e domenica, pertanto, sono stati complessivamente effettuati 60.084 test su altrettanti cittadini che volontariamente hanno aderito alla campagna. 1.420 positivi asintomatici individuati. L'iniziativa è sempre riservata alla popolazione scolastica, personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari. In ogni sito sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione che in caso di positività viene immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. Da questa settimana c'è inoltre la possibilità di prenotarsi mediante la piattaforma online www.siciliacoronavirus.it. Basta cliccare sul bottone tampone rapido Covid-19 e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti. La piattaforma provvede a indicare la fascia oraria che viene generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite. L'appuntamento registrato viene quindi indicato e comunicato al cittadino, che può così raggiungere il drive-in prescelto. L'iniziativa del governo Musumeci è realizzata in collaborazione con ANCI Sicilia e le amministrazioni locali,
e con il supporto della Protezione Civile Regionale, che in questi giorni ha dispiegato sul campo centinaia di nuove forze di volontariato, che hanno dato supporto sia al personale medico-sanitario, impiegato nella campagna di monitoraggio, sia nelle attività di assistenza alla popolazione. Mentre gran parte dello stivale avanza dal giallo all'arancione o al rosso, la Sicilia resta nella zona di rischio medio. Il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero ha indicato la regione tra le migliori per indice R con T, quello che indica la trasmissibilità del virus, 1,13 superiore soltanto alla Sardegna e al Lazio. Nessuno pensi che il problema non ci sia, i comportamenti individuali sono il miglior modo per tutelare i medici, gli infermieri e gli operatori che stanno lavorando in prima linea, commenta però l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza. I dati valutati dagli esperti della cabina di regia riferiti alla settimana che va dal 2 all'8 novembre scorso danno indicazioni utili ai vertici dell'assessorato. Probabilmente si raccoglie qualche piccolo risultato delle limitazioni suggerite dal Comitato Tecnico Scientifico Siciliano fino a ottobre, anche se per vedere in pieno gli effetti bisognerà aspettare ancora un paio di settimane. La situazione però è tutto tranne che rosea, e lo dice anche Ottavio Zino. Secondo il report, nel periodo analizzato in Sicilia ci sono stati 7.061 nuovi contagi e 342 nuovi focolai. Un dato fa comprendere bene come il tracciamento dei positivi sia andato in tilt. Ci sono 5.521 infetti che non si sa dove e come siano entrate a contatto con il virus, conseguenza ovviamente della mancanza di personale dedicato al contact tracing, come segnalato dal report. E a proposito dei focolai, il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha chiesto al presidente della regione Nello Musumeci di dichiarare il paese zona rossa dopo la scoperta di due focolai in due case di riposo. Non è stata una scelta semplice, ma i numeri dei contagi continuano ad essere troppo alti e ogni iniziativa intrapresa non è stata sufficiente ad arginarli. Abbassare la guardia, dice il sindaco, sarebbe un errore gravissimo. Nella settimana osservata il 22,7% delle persone sottoposte a tampone sono risultate positive, il doppio rispetto al periodo precedente. Numeri elevati, ma la pressione negli ospedali, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, è ancora per poco sotto la soglia di rischio. I posti occupati in terapia intensiva sono il 28% del totale, mentre in reparto sono pieni il 34% dei letti. Lo stress delle strutture è forte, per questo dell'assessorato stanno accelerando sul piano ospedaliero, firmato da Razza. La regione dichiara Bronte e Misilmeri zone rosse, sono una nel catanese e l'altra nel palermitano, mentre restano off limits le zone di Cesarò e San Teodoro. C'è il servizio. Bronte e Misilmeri diventano zone rosse. Lo ha deciso il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che per contrastare la diffusione da coronavirus nell'isola ha istituito zone off limits nei due comuni in provincia, rispettivamente di Catania e Palermo. L'ordinanza adottata d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, vista la relazione epidemiologica del DASOE e sentiti i sindaci, resterà in vigore fino a mercoledì 25 novembre. Il nuovo provvedimento prevede il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale con mezzi pubblici o privati, di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità o per usufruire di servizi o svolgere attività non sospese. Disposto lo stop di tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Consentito invece il transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e sociosanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti all'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, prodotti sanitari o beni o servizi essenziali. Possibile anche il transito in entrata e in uscita per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Prorogate invece la zona rossa a Cesarò e San Teodoro, che resteranno off limits fino a lunedì 23 novembre.
Il presidente Musumeci, sentiti i sindaci dei comuni del Messinese, ha firmato d'intesa con l'assessore Razza l'ordinanza di proroga delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica nei due centri dei Nebrodi. Le restrizioni adottate sono quelle già disposte a partire dallo scorso 8 novembre. Ravanusa mantiene il coronavirus sotto controllo sia a scuole aperte e a mercatini settimanali, ma viene interdetta una zona oggetto di assembramenti. Sentiamo il sindaco Carmelo D'Angelo. In questi giorni segniamo un netto calo dei casi di contagio a Ravanusa. In questo momento i pazienti con contagio attivo da coronavirus sono passati da 25 a 15. Un'inversione di tendenza rispetto a qualche giorno fa che non ci fa abbandonare il momento di allerta, ma ci dà sicuramente margini per non assumere decisioni drastiche di chiusura come quelle che abbiamo assunto qualche giorno fa. Ritengo infatti che la decisione presa 15 giorni fa di chiudere il cimitero sia stata una scelta obbligata, ma alla luce dei fatti anche una scelta azzeccata. Adesso sul tavolo abbiamo due dossier, il dossier scuola e il dossier mercato settimanale. Alla data odierna, e sottolineo alla data odierna, ad oggi 15 novembre, non abbiamo contagi tali e focolai che ci impongono di adottare misure drastiche di chiusura di questi due ambiti, quello scolastico e quello commerciale, importanti per la vita sociale ed economica del nostro paese. Quindi non è necessario ad oggi adottare ulteriori misure restrittive. Crediamo che lo svolgimento ordinato del mercato, per come è stato lo scorso martedì, con l'uso della mascherina, con il giusto distanziamento, possa consentire ai cittadini ravanusani di fruirne ancora e ai commercianti di poter continuare serenamente la propria attività. Ho avuto modo di visitare anche le scuole in questi giorni e per questo ringrazio il dirigente scolastico e il personale docente per il corretto comportamento che fanno tenere ai ragazzi e per il suggerimento costante che danno loro di indossare la mascherina e di igienizzare le mani e di mantenere il distanziamento ove possibile. È difficile con i ragazzi, lo dico ancor prima da padre e poi da sindaco, però non dobbiamo stancarci mai di dire ai nostri figli che un corretto comportamento loro evita problemi con i nonni, evita problemi con le persone più deboli e con chi può avere altri problemi di salute. A tal proposito, su sollecitazione di molti cittadini, mi è arrivata anche una nota ufficiale, dopo averne discusso con le forze dell'ordine, con la giunta e dopo aver notiziato Sua Eccellenza il prefetto, abbiamo deciso di individuare una zona rossa all'interno della villa comunale e nella zona adiacente alla scuola di Via Rinascita per le ore pomeridiane per evitare assembramenti. In questi giorni ci sono stati lì, in quella zona, giovani e ragazzini che non hanno assolutamente rispettato le regole. Da domani, lunedì, chi verrà trovato in quella zona senza un giustificato motivo rischia una pesante sanzione. Quindi credo questo sia un motivo in più per evitare assembramenti e per rispettare le regole. Infine, senza voler entrare nella stupida polemica di qualcuno che ci attacca per avere destinato risorse per la crescita dell'arte, per la cultura, per aver realizzato un murales, dicendoci che questo è il momento di pensare ad altro, sottolineo con forza che sul terreno della solidarietà, sul terreno degli aiuti alle fasce più deboli, della moralità e dell'onestà, non accetto lezioni da nessuno. Mi onoro di rappresentare una amministrazione che, con l'aiuto di tutti, giunta, consiglieri comunali di buona volontà, personale degli uffici, collaboratori degli uffici, dirigenti, è riuscita a mettere a disposizione di tutti ingenti risorse affinché nessuno rimanga indietro.
Uno studio svela la diffusione sotto traccia per mesi del Covid-19, circolava in Italia già a settembre 2019. Lello Casesa. Il coronavirus circolava silente in Italia già da settembre 2019, quasi 5 mesi prima del famoso paziente 1 del 21 febbraio e prima ancora del mese di dicembre, come indicato dallo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sulle acque reflue di Milano e Torino. La dimostrazione arriva da una ricerca dell'Istituto dei Tumori di Milano e dell'Università di Siena, pubblicata oggi su tutti i media nazionali, che analizzando i campioni di sangue prelevati tra settembre 2019 e marzo 2020 ai partecipanti ad uno screening sul tumore al polmone hanno trovato gli anticorpi al virus in una percentuale dell'11%, di cui una parte già a settembre. Una conferma che si aggiunge alle altre emerse in questi mesi che il Covid-19 si è diffuso in Italia e nel mondo prima ben dei dati ufficiali comunicati dalla Cina. Tra marzo e aprile abbiamo iniziato a riflettere anche sulla base di altri lavori scientifici. Se il coronavirus in Italia avesse iniziato a circolare prima della data ufficiale, così abbiamo pensato di usare i campioni di sangue raccolti nell'ambito dello studio SMILE, iniziato a settembre 2019 e poi interrotto a marzo 2020 per l'epidemia, spiega il direttore scientifico dell'Istituto dei Tumori di Milano. Allo screening hanno partecipato quasi 1000 persone tra i 55 e i 65 anni di età, tutti gran fumatori, di cui il 60% uomini e il 50% residenti in Lombardia. È emerso con una certa sorpresa che l'11%, oltre 100 persone di queste persone, aveva gli anticorpi al coronavirus e molti di questi l'aveva già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio e il maggior numero in Lombardia. A settembre il virus era già presente nei campioni di pazienti residenti in 5 regioni e da settembre a marzo è risultato almeno un caso di paziente positivo proveniente da 13 regioni. Anche l'Università di Siena, che ha lavorato con noi, ha identificato la presenza di anticorpi neutralizzanti in vivo, cioè ancora capaci di uccidere il virus, in 6 persone su 100, di cui 4 già ad ottobre. Primi campioni positivi registrati a settembre appartengono a persone che vivevano in Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Lazio, come confermato dallo studio dell'Istituto Tumori di Milano. Ad Agrigento c'è già atmosfera natalizia. Il sindaco Franco Miccichè ha disposto l'installazione di un maxi albero di Natale che brilla all'ingresso di Piazza Marconi, conosciuta come Piazza Stazione, dunque nel cuore della città, in prossimità del Natale. L'amministrazione comunale punterà molto sulle luminarie che coinvolgeranno non solo il centro cittadino ma anche le frazioni. È stata riaperta al culto ieri sera la chiesa madre di Santo Stefano Quisquina, un momento di festa diverso da come era stato sognato a causa dell'emergenza coronavirus per la piccola comunità. Soddisfatti per l'importante momento il sindaco Francesco Cacciatore e l'intera amministrazione comunale. Era maggio del 2018 quando l'assessorato alle infrastrutture comunicava il finanziamento del progetto esecutivo di restauro e ristrutturazione della chiesa madre. L'importo è stato più che importante. Circa 600.000 euro. Si è proceduto dunque alla gara per l'aggiudicazione dei lavori e ieri sera, dopo una lunga attesa, un altro traguardo finalmente raggiunto. La 700esca chiesa madre di Santo Stefano Quisquina ha riavuto il lustro che merita ed è stata restituita alla popolazione. Il Fondo Sociale Europeo finanzia 2 corsi agroalimentari all'Istituto Pirandello di Bivona. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il Fondo Sociale Europeo finanzia 2 corsi di formazione sull'agroalimentare dell'ETS Sicani che si svolgono presso l'Istituto Pirandello di Bivona, dedicati alle filiere dei cereali e l'altro a quelle lattereo-casearie, che permette l'inserimento nel mondo del lavoro. Gli ITS rappresentano un'opportunità di rilievo nel panorama formativo, in particolare l'ITS Sicani offre dei corsi biennali gratuiti di alta specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. Questi
i banchi che in questo momento sono vuoti accoglieranno e ospiteranno i corsisti della Fondazione ITS, due corsi in partenza, due corsi molto importanti sull'agroalimentare, e in queste aule appunto ospiteranno i corsisti. Andremo a formare dei tecnici specializzati, grazie al finanziamento FSE riceveranno questo titolo importante rilasciato dal Ministero grazie al tramite dell'Istituto Pirandello di Bivona. Questo corso di tecnico superiore, quindi dopo il diploma, possa dare delle possibilità lavorative a livello di territorio. La mia terra penso che abbia delle eccellenze in maniera dettagliata anche per quanto riguarda il settore dell'agroalimentare, quindi ho deciso proprio di intraprendere questo percorso per esserne parte e anche promotrice di tutte queste eccellenze. I corsi saranno dedicati alle filiere dei cereali e l'altro corso invece, che sono appunto due, delle filiere lattiero-caseario. È una possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro grazie ai fondi del FSE che noi realizziamo tutto questo, e quindi grazie all'Europa che ci dà questa opportunità. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Celebrata Santa Margherita Belice, la quarta giornata mondiale dei poveri. Arturo Cantella. Ieri si è celebrata la Giornata Mondiale dei Poveri. L'iniziativa si è svolta anche nel comune di Santa Margherita del Belice ed è stata promossa dal gruppo di volontariato vincenziano siciliano guidato dal presidente Giovanni Monreale. I pranzi sono stati preparati dalle volontarie, sono stati consegnati a domicilio per via del Covid-19 alle persone più bisognose, hanno portato il loro saluto il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti e la presidente della Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana Margherita La Rocca Ruvolo. La Giornata Mondiale del Povero è questa attività che il gruppo vincenziano locale fa, urla al mondo intero, non solo a queste piccole comunità, che i poveri ci sono, che non bisogna girarsi dall'altro lato e che, come fa il volontariato vincenziano, ogni giorno si spende per dare assistenza, per dare supporto, per intervenire nel migliore dei modi, non soltanto dando cibo, quindi solo beni materiali, ma anche facendo altro. E con altro intendo le bollette, intendo il vestiario, e poi c'è quella povertà che a volte è una povertà psicologica, e oggi più che mai, questo è di fondamentale importanza, una parola di conforto a chi è nel silenzio del proprio dolore. Questo secondo me credo che sia oggi più importante che mai. Siamo qui per ringraziare il volontariato vincenziano, siamo qui per ringraziare il presidente per tutto quello che fa, per appunto l'esempio che dà in questo momento di particolare difficoltà, e allora è importante esserci ancora una volta, e diciamo che questa esperienza di volontariato a Santa Margherita è un esempio fulgido di come ci si possa interessare degli ultimi, delle persone che hanno bisogno. Oggi ancora di più questo messaggio ritengo che sia importante farlo veicolare, perché dobbiamo stare vicino appunto a chi ha bisogno, non solo, come diceva Margherita, del sostegno economico, ma ha bisogno anche di una parola di conforto, ha bisogno di sentire gente vicina, di sentire il calore umano di gente che cerca appunto di servirli e di servirli al meglio. Il volontariato vincenziano ha portato sempre avanti queste giornate e ogni giorno, in qualsiasi data, in qualsiasi momento, siamo sempre vicini con la carità, perché la carità è immediata. La carità non ha ora, la carità è amore per il prossimo. E quindi quello che voglio, e la mia testimonianza è quella di creare una rete di solidarietà in questo momento di emergenza. Lo scorso anno diversi rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo hanno ricordato un grave fenomeno che non si riesce ancora a debellare con un'iniziativa al Circolo Empedocleo di Agrigento. Quest'anno, causa Covid, l'iniziativa sarà diversa, ma il 25 novembre, giornata contro la violenza alle donne, non passerà inosservata. I dettagli nel servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
quest'anno, per via delle restrizioni per la pandemia del virus Covid-19, non sono consentite rappresentazioni con assembramenti di pubblico e tale triste situazione ha frenato qualsiasi iniziativa. Malgrado ciò, l'Associazione Culturale Concordia di Agrigento, come in passato, vuole in qualche modo essere presente e fare sentire così la sua voce. Il presidente dell'associazione, dottor Angelo Cinque, e la regista attrice Giovanna Messina hanno ideato un videomessaggio registrato con diversi attori agrigentini che, garantendo le prescrizioni anticontagio e la salute di tutti tramite i social e le TV e altri strumenti, possono raggiungere, sensibilizzare e fare riflettere il più possibile sul fenomeno. Un format fatto da un mix di video, recite, monologhi, letture e riflessioni sulla tematica che parla della violenza sulle donne e sull'indifferenza che le circonda. Un omaggio, insomma, alle tante donne vittime di violenza, in quanto non si può stare silenti quando le vittime sono in vita e piangere disperatamente quando non c'è più nulla di fare. Anche TVA aderisce alla diffusione di questo messaggio. L'occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l'Associazione Culturale Concordia, il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento, l'AICS e il Comune di Agrigento, insieme contro la violenza. Gli uomini violenti esercitano la violenza, da quella verbale a quella fisica e sessuale, per paura di perdere il potere. Il loro atteggiamento è percepito come normale, fa parte del copione della virilità cui in genere aderiscono profondamente. Talvolta sono insicuri e hanno poca fiducia in se stessi, ma invece di cercare di capire che cosa esattamente non vada bene nella propria vita, accusano le donne e le considerano responsabili dei loro fallimenti. Progressivamente trasformano la vita della donna in un incubo, la incitano a smettere di lavorare, dicono di volere un figlio e poi, quando la donna è incinta, la esortano ad abortire. Hanno delle amanti, ma non tollerano che le donne a loro volta abbiano altre relazioni. E quando la donna cerca di rifarsi la vita con un altro, la cercano, la minacciano, la picchiano, talvolta la uccidono. Una donna non dovrebbe mai difendersi da chi ama. Questa è la prima e unica regola che un uomo vero deve conoscere. La più sfregevole forma di debolezza appartiene a chi usa la violenza contro chi dovrebbe proteggere. Due scarpe rosse, come il colore simbolo dell'amore, un amore che talvolta si trasforma in male e violenza, simbolo di una possessione morbosa che purtroppo diventa trappola mortale. Rosse, come il colore del sangue che scorre per l'orrore dei femminicidi. Rosse, come quelle che l'artista messicana Elisa Chauvet utilizzò la prima volta per gridare la volontà di denunciare la violenza sulle donne, per poter rinascere. Rosse, rappresentano una storia di paura, ma anche la forza di volontà per combatterla. Con esse si vuole evidenziare sempre la stessa drammatica e crudele impossibilità di negare alla vita una qualsiasi forma, stimolare riflessioni sul passato e sul presente, dove sembra sia cambiato tutto, ma ancora è cambiato poco o nulla. Non si arrestano le iniziative di solidarietà promosse dal Leo Club Agrigento Host. Lello Casesa ci racconta una nuova sponsorizzazione a carattere anche formativo. Vediamo.
presentata ieri l'iniziativa di solidarietà promossa ed organizzata dal Leo Club Host Agrigento. Saranno svolti nel territorio agrigentino dei corsi BLSD organizzati da Salvamento Emergency ed una parte del ricavato relativo all'iscrizione dei corsi sarà devoluto per acquistare materiali di primo soccorso e salvare vite umane. Giuseppe Castelli, giovane presidente del Leo Club Service, dichiara: «Sono orgoglioso dei miei soci e del direttivo per lo spirito di collaborazione instaurato da diverso tempo, la cui missione è quella di aiutare il prossimo anche e soprattutto attraverso queste iniziative di solidarietà. Siamo tutti consapevoli del difficile momento causa Covid-19 ed il Leo Club cerca in ogni occasione di fornire un semplice aiuto che ci consentirà di acquistare materiali di primo soccorso per salvare vite umane da destinare agli enti impegnati durante questa emergenza. Noi crediamo fortemente nella solidarietà ed è uno dei pilastri della nostra missione», ha concluso Giuseppe Castelli. L'Istituto Foderà di Agrigento e Lions hanno realizzato un video in occasione della giornata della gentilezza. Vediamolo. La gentilezza, vestita di sorrisi, conquista il mondo solo se sappiamo trasmettere la dolcezza di un gesto accompagnato dall'accoglienza di un'espressione sorridente. Ma è come in questo momento abbiamo bisogno tutti, ma proprio tutti, di riscoprire e coltivare quello che Marco Aurelio, filosofo e imperatore romano, definiva la gioia dell'umanità, appunto la gentilezza. Già, perché se è vero che i suoi tanti contrari, dalla maleducazione all'insolenza, dall'arroganza a varie forme e gradazioni di violenza, avvelenano la vita, è certo che la gentilezza la arrotonda, la migliora e la rende più dolce per tutti, evitando così un grande spreco di rapporti umani. Che cos'è la gentilezza? La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe, molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa. È una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo, ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone, a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio dei rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. La gentilezza, certo, è cortesia, essere educati, trattare bene le persone. Diciamo ai bambini di rispondere a modo, di chiedere per favore e scusarsi quando necessario. Io credo che la gentilezza sia qualcosa di più. È sentirsi parte di una società, di un mondo e di una razza, quella umana. Essere gentili significa essere solidari nel cuore, saggi e pronti a donare. Non si tratta di un abito da indossare o di uno strumento che ci permetta di raggiungere determinati obiettivi. No. Deve essere uno stile di vita, una mentalità. La gentilezza ha effetti benefici, non solo su chi la riceve, ma più ancora su chi la adotta come modus operandi. Mahatma Gandhi, politico, filosofo e avvocato indiano, è uno dei più grandi personaggi della storia, che ha fatto della gentilezza un modello di vita. Gandhi, piccolo grande uomo, riesce con le sue sole forze a sconfiggere il potente impero britannico e a realizzare il suo grande sogno dell'indipendenza del suo paese, con la forza sbalorditiva della non violenza, dimostrando che la forza di un singolo uomo può diventare la forza di un popolo intero. L'amore non conosce mai la paura. Gandhi dice: «Quando la misura della gentilezza si aggiunge alla forza, quest'ultima diventa irresistibile». Anche Madre Teresa di Calcutta ha parlato della gentilezza, addirittura per lei esiste il Vangelo della gentilezza. Siete gentili l'uno con l'altro, preferisco che facciate molti errori nella gentilezza, piuttosto che miracoli nella scortesia. Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. Bondà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bondà nel tuo sorriso e nel tuo saluto, ai bambini, ai poveri, a tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito, offri sempre un sorriso gioioso.
Dai a loro non solo le tue cure, ma anche il tuo cuore. Questo è quello che Madre Teresa diceva alle sue condorelle e che tutti noi dovremmo fare. Uno dei nostri difetti più comuni è abitare poco le parole, trattarle da gusci vuoti, come se fossero semplici suoni o segni grafici, senza un contenuto. Esempio classico è il termine gentilezza, che indica un'attitudine, una qualità citatissima, ma non per questo molto praticata. Nella vita quotidiana e sui media sembra dominare l'aggressività, spopolano gli oratori, vince chi riesce a detire gli altri, al punto che il Papa, parlando di una persona gentile, la definisce un miracolo nell'Enciclica Fratelli Tutti. Papa Francesco dedica al tema una riflessione ricca e profonda. La gentilezza, scrive, è una liberazione della crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dell'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora anche gli altri hanno diritto a essere felici. Papa Francesco vede nella gentilezza la qualità di chi sa condividere il peso degli altri e di chi è capace di incoraggiare, la ritiene un antidoto dall'indifferenza. Che cos'è per te la gentilezza? La gentilezza per me è un atteggiamento che implica l'ascolto, il rispetto e la comprensione verso l'altro. Preferisci fare degli atti di gentilezza o riceverli? Preferisco farli, ma è pure piacevole riceverli. Racconta di quella volta che sei stata gentile. Cerco sempre di essere gentile nel quotidiano. Fare due domande a te. Per te che significa la gentilezza? Per me gentilezza è fare tipo qualcosa di buono, cioè delle azioni buone fatte da persone, tipo aiutare una persona che non riesce ad attraversare la strada, l'aiuti e per me è gentilezza. Ok, e una persona per lei gentile? Il Papa. Ok, grazie di tutto. Arrivederci. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.